è andato a ricorrere al prefetto. Eh? È andato a ricorrere al prefetto. Oddio, Lamberto, per un suo subalterno. Subalterno alla prefettura, non a casa. Ma è venuto ad allogarci la suocera qua accanto, sullo stesso pianerotto. E non era padrone. C'era un quartierino sfitto. L'ha affittato per la suocera. O forse l'obbligo la suocera di venire ad ossequiare in casa la moglie e la figliola di un superiore di suo genere. Ma che dice obbligo? Siamo andate noi per le prime, io e Dina, da questa signora, e non siamo state ricevute. E che è andato a fare adesso tuo marito dal prefetto? A imporre d'autorità un atto di cortesia. Un atto di giusta riparazione, semmai. Perché non si lasciano due signore lì come due pioli davanti alla porta? C'ha ragione. Soperchierie! Soperchierie! Non sarà più dunque permesso alla gente di starsene per casa sua. Già. Se tu non vuoi tener conto che cortesi volevamo essere noi per le prime verso una forestiera. Via, zietto, calmati, via. Saremo, se vuoi, sinceri. Ecco. Ammettiamo d'essere state così cortesi per curiosità. Ah. Ma scusa, non ti sembra naturale? Ah, oh, naturale sicuro, perché non avete nulla da fare. Ma no. Guarda, zietto, tu te ne stai così, senza badare a ciò che fanno gli altri attorno a te. Bene, vengo io. E qua, proprio su questo tavolinetto che ti sta davanti, ti colloco imperturbabile. Anzi no, con la faccia di quel signore lì, patibolare. Che so, poniamo un paio di scarpe della cuoca. Come c'entrano le scarpe della cuoca? Ecco, vedi, te ne meravigli. Ti sembra una stramberia, me ne domandi subito il perché. Carina, hai ingegno tu. Ma parli con me, sai? Tu vieni a posarmi qui sul tavolino le scarpe della cuoca, appunto per stuzzicare la mia curiosità. E certo, poiché lo hai fatto apposta, non puoi rimproverarmi se ti domando: ma perché, cara, le scarpe della cuoca qui sopra? Dovresti ora dimostrarmi che questo signor Ponza, villano mascalzone, come lo chiama tuo padre, sia venuto ad allogarci ugualmente apposta qua accanto, la suocera. Eh sia, non l'avrà fatto apposta. Ma non puoi negare che questo signore vive in un modo talmente strambo da suscitare la curiosità naturalissima di tutti. Certo. Scusami. Arriva. Prende a pigione un quartierino all'ultimo piano di quel casone tetro, là sugli orti. L'hai veduto? Dico di dentro. Sei forse andata a vederlo tu? Sì, zietto, con la mamma. Oh. E mica noi sole, sai. Tutti sono andati a vederlo. Anch'io sono andata. C'è un cortile così buio, pare un pozzo. Con una ringhierina di ferro in alto, lungo il ballatoio dell'ultimo piano, da cui pendono coi cordini tanti panieri. E con questo? Ha relegato la moglie lassù. La suocera qua, accanto a noi. In un bel quartierino la suocera, in mezzo alla città. Grazie. E la costringe ad abitare divisa dalla figlia? Ma chi ve l'ha detto? Non può essere lei, invece, la madre, per avere maggior libertà. No, no, che zietto, si sa che è lui. Ma scusa, ma si capisce che una figliuola sposando lasci la casa della madre e vada a convivere col marito, anche in un'altra città. Ma che una povera madre, non sapendo resistere a vivere lontana dalla figliuola, la segua, e nella città dove anche lei è forestiera sia costretta a viverne divisa, via. Ammetterai che questo no, non si capisce così facilmente. Eh già, che fantasia da tartarughe. Ma ci vuol tanto a immaginare che o per colpa di lei o per colpa di lui, oppure senza colpa di nessuno, ci sia tale incompatibilità di carattere per cui anche in queste condizioni... Ma come, zietto, tra madre e figlia? Perché tra madre e figlia? Ma perché tra loro due no, sono sempre insieme lui e lei. Suocera e genero. E ben questo lo stupore di tutti. Viene qua tutte le sere lui, a tenere compagnia alla suocera. Anche di giorno viene, una o due volte. Sospettate forse che facciano all'amore tra suocera e genero? Ma no, che dici, una povera vecchietta. Ma non le porta mai la figlia. Non porta mai con sé, mai, mai, la moglie a vedere la madre. Sarà malata, quella poverina, non potrà uscire di casa? Ma che? Ci va lei, la madre? Ci va, sì. Per vederla da lontano. Si sa di causa e scienza che a questa povera madre è proibito salire in casa della figliuola. Può parlarle solo dal cortile. Dal cortile, capisci? Questa poveretta entra nel cortile, tira il cordino del paniere, suona il campanello lassù, la figliuola s'affaccia e lei le parla di giù, da quel pozzo, storcendosi il collo così. Figurati.
E neanche la vedi abbagliata dalla luce che cola dall'alto. Permesso? Sì? I signori Sirelli con un'altra signora. Ah, puoi passare, Presidente. Cara signora! Mi sono permessa di portarle la mia buona amica, signora Cini. Piacere, signora. Che aveva tanto desiderio di conoscerla. Si accomodi, lo prego. Oh, grazie. Questa è la mia figliuola, Dina, mio fratello, Lamberto Laudisi. Non vinta, cara sirena. Non signorina! Ah, signora mia, noi veniamo qua come alla fonte. Siamo due povere assetate di notizie. Notizie di che, signore mie? Ma di questo benedetto nuovo segretario della prefettura. Non si parla d'altro in città. Una curiosità ne abbiamo tutte. Una curiosità che mai più. Ma noi ne sappiamo quanto gli altri, sa signora. Te l'ho detto, quanto me e forse meno di me. La ragione per cui questa povera madre non può andare a vedere in casa la figliuola, per esempio, la sanno loro qual è veramente? Ne stavo parlando ora con mio fratello. Sembrate impazziti tutti. Perché il genero, dicono, glielo proibisce. Non basta, signorina, sa? Non basta. Non basta. Fa di più. Notizia fresca, appurata orora. La tiene chiusa a chiave. La suocera. No, signora, la moglie. La moglie, la moglie. A chiave. Capisci, zietto, tu che vuoi scusare? Come? Tu vorresti scusare quel mostro? Ma non lo voglio scusare, niente affatto. Dico che la vostra curiosità, chiedo perdono alle signore, è insopprimibile. Non posso altro perché è inutile. Inutile? Inutile, inutile, signore mie. Che si voglia venire a sapere. Ma che cosa, scusi? Che possiamo noi realmente sapere degli altri? Chi sono? Come sono? Ciò che fanno? Perché lo fanno? Chiedendo notizie, informazioni. Ma se c'è una che per questa via dovrebbe stare a giorno d'ogni cosa, quest'una dovrebbe essere proprio lei, cara signora, con un marito come il suo, così informato sempre di tutto. Scusa, scusa. Ah no, caro? Senti, questa è la verità. La verità, signora mia, con mio marito, che dice sempre di sapere tutto, io non riesco a sapere mai niente. Sfido, non si contenta mai di quello che le dico. Dubita sempre che una cosa non sia come gliel'ho detta. Sostiene anzi che come gliel'ho detta io. Non può essere. Arriva fino anche a supporre di proposito il contrario. Ma abbi pazienza se vieni a riferirmi certe cose. Permette, signore, rispondo io a suo marito. Come vuoi, caro, che tua moglie si contenti delle cose che tu le dici, se naturalmente tu gliele dici come sono per te. No, come assolutamente non possono essere. Sopporti, signora, che le dica che qui ha torto lei. Per suo marito stia sicura, le cose sono come lui gliele dice. Ma come sono in realtà, come sono in realtà? Ma niente affatto. Tu ti inganni continuamente. Ti inganni tu, ti prego di credere, non mi inganni. Cosa mai d'accordo? No, non vi ingannate nessuno dei due. Come? Permettete? Ve ne faccio la prova. Tutti e due qua, vedete me. Mi vedete, è vero? È sfido. Non lo dire così presto, caro. Vieni qua, vieni qua. Perché? Vai là. Tu mi vedi? È vero? Guardami meglio. Toccami. Toccalo. Così, bravo. Tu sei sicuro di toccarmi come mi vedi? Certo, non puoi dubitare di te. Torna al tuo posto adesso. Ma è inutile che tu stia lì a sbattere gli occhi. Torna a sedere adesso. Ora, scusi, venga qua lei, signora. Oh, no, 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 vengo io. Lei mi vede, è vero? No, no, alzi una manina. Mi tocchi. Ah, cara manina. Ehi, la Fiorella. È sicura anche lei di toccarmi come mi vede? Certo, non può dubitare di sé. Ma per carità, non dica a suo marito, né a mia sorella, né a mia nipote, né alla signora qua. Cini. Sì. Cini. Come mi vede? Perché tutti e quattro altrimenti le diranno che lei si inganna.
mentre lei non si inganna affatto. Perché io sono realmente come mi vede lei. E ma ciò non toglie, cara signora mia, che io non sia anche realmente come mi vede suo marito, mia sorella, mia nipote, la signora Cini, che anche loro non si ingannano affatto. Ma come? Dunque lei cambia dall'uno all'altro. Ma sicuro, signora mia, che cambio, perché lei no, forse, non cambia. No, le assicuro che per me io non cambio affatto. Ah, ma neanche io per me, creda. E dico che voi tutti vi ingannate se non mi vedete come mi vedo io. Ma ciò non toglie che non sia una bella presunzione. Tanto la mia quanto la sua, cara signora. Sì, sì, d'accordo, ma tutto con questo arzigogolo, scusi, Per concludere che cosa? Ah, le pare che non concluda. Oh, bella, vi vedo tutti così affannati a cercare di sapere chi sono gli altri e le cose come sono. Quasi che gli altri e le cose per se stessi fossero o così. Ma secondo lei allora non è possibile scoprire la verità? Se non dobbiamo neppure più credere a ciò che si vede e si tocca. Sì, signora, ci creda. Però le dico, rispetti ciò che vedono e toccano gli altri, anche se sia il contrario di ciò che vede e tocca lei. Ma se prima senta! Io le volto le spalle e non parlo più con lei. Non voglio impazzire. No, seguitate pure a parlare della signora Frola, del signor Ponza suo genero. Non vi interrompo più. Sia ringraziato Dio. E faresti bene, caro Lamberto, se te ne andassi di là, zitto, vai. No, perché mi diverto a sentirvi parlare. Me ne starò zitto, non dubitate, tutto il più farò tra me e me qualche risata. Ecco, e dire che noi eravamo venute per sapere. Proprio così. Ma suo marito, signora, non è un superiore di questo signor Ponza? Altro è l'ufficio, altro è la casa, signora. Capisco già. Ma loro non hanno neppure tentato di vedere la suocera, qua accanto. Altro che due volte, signora. Ah, dunque loro le hanno parlato. Non siamo state ricevute, signora mia. Come mai? Anche questa mattina, la prima volta, restammo più di un quarto d'ora dietro la porta. Nessuno venne ad aprirci, tanto che non si poté nemmeno lasciare un biglietto da visita. Abbiamo ritentato oggi ed è venuto... Venne ad aprirci lui. Che faccio? Ah, ce l'ha proprio di cattivo. Ha sconcertato tutti con quella faccia. E poi così, sempre vestito di nero. Sono tutti e tre vestiti di nero, anche la signora, vero? La figlia. Ma se la figlia non l'ha mai veduta nessuno, l'ho detto mille volte, sarà vestita di nero anche lei. Sono di un paesello della Marsica. Si è distrutto, pare, totalmente. Di pianta, raso al suolo dall'ultimo terremoto. Hanno perduto tutti i parenti, si dice. Bene, dunque, ha aperto lui? Quando me lo sono veduto davanti, signora mia, con quella faccia. E io non mi sono più trovata in gola la voce per dirgli che venivamo per una visita alla suocera. Ma niente, sa, neanche un ringraziamento. No, per questo fece un inchino. Sì, appena così, col capo. Gli occhi piuttosto, devi dire. Quelli sono gli occhi di una belva, non di un uomo. E allora che ha detto? Che ha detto? Tutto imbarazzato. Tutto arruffato. E ci ha detto che la suocera era indisposta, che ci ringraziava dell'attenzione. E rimase lì, sulla soglia, in attesa che ci ritirassimo. Che mortificazione. Sgarbo da villano. Ah, ma può essere sicura che lui sa. Forse terrà sotto chiave anche la suocera. Ci vuol coraggio. Sono una signora, moglie di un suo superiore. Ma mio marito questa volta se n'è proprio indignato. L'ha presa come una grave mancanza di riguardo ed è andato a rinzelarsene fortemente col prefetto, pretendendo una riparazione. Oh, giusto, eccolo qua il babbo. Oh, caro. Buonasera. Caro Fieri. Mio marito, la signora... Cini, lietissimo. Piacere. Vi avverto che sarà qui a momenti la signora Frola. Verrà qui. Ma per forza, potevo tollerare che fosse fatto uno sgarbo così patente alla mia casa, alle mie donne. Stavamo appunto dicendo questo. E sarebbe stato bene cogliere questa occasione per far notare al prefetto tutto ciò che ci dice in città a riguardo di questo signore. Sì. E non dubiti,
l'ho fatto. Ah, bene, bene. Cose inspiegabili, veramente inconcepibili. Ma selvaggi addirittura. Lo sai che le tiene chiuse a chiave tutte e due? No, mamma, per la suocera ancora non si sa. Ma la moglie è certo. E il prefetto? Sì, ne è rimasto molto, molto impressionato. Ah, meno male. Era arrivata anche a lui qualche voce e vede anche lui adesso l'opportunità di chiarire questo mistero, di venire a sapere la verità. Ci mancava solo la tua risata adesso. E perché ride? Ma perché dice che non è possibile scoprire la verità. Permesso? Sì? La signora Frola. Ah, no, eccola qua. Sarebbe adesso se non sarà possibile, caro Lambert. Benissimo, sono proprio con te. La facciamo passare. No, ti prego, siedi. Aspetta che entri. Seduto, seduto. Bisogna star seduto. Falla passare. Favorisca, signora. Questa è la signora Sirelli, mia cara amica. La signora... Cini. Cini. Mio marito, il signor Sirelli. La mia figliuola Dina, mio fratello Lamberto Laudisi e... S'accomodi, signora. Sono dolente e chiedo scusa d'aver mancato fino ad oggi al mio dovere. Lei, signora, con tanta degnazione mi ha onorata ad una visita quando toccava a me di venire per la prima. Tra vicine, signora, non si bada a chi tocchi per prima. Tanto più che lei, stando qui sola, forestiera, chissà, poteva aver bisogno. Grazie, grazie. Troppo buona. La signora è sola in città? No, ho una figlia. Maritata, venuta anche lei che poco qui. Il genero della signora è il segretario della prefettura, il signor Ponza, è vero? Appunto, sì. E il signor consigliere vorrà scusarmi, spero, e scusare anche mio genero. Beh, per dire la verità, signora, io mi sono avuto un po' a male. Ha ragione. Ma lei deve scusarlo. Siamo rimasti, creda, così scombussolati dalla nostra disgrazia. Ah, già, loro ebbero quel gran disastro, vero? Perdettero parenti. Oh, tutti, tutti, signora mia. Del nostro paesello non c'è quasi più traccia. È rimasto lì tra le campagne come un mucchio di rovine, abbandonate. Già, si è saputo. Io non avevo più che una sorella, con una figliuola, anche lei, ma nubile. Per il mio povero genero, la sciagura fu assai più grave. La madre, due fratelli, una sorella e poi cognato, cognate, due nipotini. Un'ecatombe. E sono sciagure per tutta la vita. Si resta come storditi. Certo. Da un momento all'altro. C'è da impazzire. Non si pensa più a nulla. Si manca senza volerlo, signor consigliere. Basta. Prego, signora. Anche in considerazione di questa sciagura, io e la mia figliuola eravamo venute per le prime. Già. Sapendo così sola la signora, benché mi perdoni, signora, se
se oso domandarle. Come va che avendo qua la figliola, dopo una sciagura come questa che mi sembra dovrebbe far nascere nei superstiti il bisogno di star tutti uniti? Io me ne stia così sola, è vero? Già, ecco, pare strano per essere sinceri. Lo capisco, ma sa, son di parere che quando un figliuolo o una figliuola sposano si debbano lasciare a se stessi, a farsi la loro vita, ecco. Benissimo, giustissimo, che deve essere per forza un'altra nella nuova relazione con la moglie o col marito. Ma non fino al punto, scusi Laudisi, da escludere dalla propria vita quella della madre. Chi dice escludere? Si parla adesso, se ho inteso bene, di una madre che comprende che la figliuola non può e non deve restare legata a lei come prima, avendo ora un'altra vita per sé. Ecco, proprio così, signore. Grazie. Io ho voluto proprio dir questo. Ma la sua figliuola, mi immagino, verrà qui spesso a tenerle compagnia. Già, sì, ci vediamo, certo. Non esce mai di casa, però, la sua figliuola. Almeno, nessuno l'ha mai veduta. Avrà forse da badare ai figliuoli? No, no, nessun figliuolo ancora. E forse, ormai, non ne avrà più. È sposata già da 7 anni. Ha da fare in casa, certo, ma non è per questo. Noi donne siamo abituate nei piccoli paesi a stare sempre in casa. Anche quando ci sia la mamma da andare a vedere, la mamma che non sta più con noi. Ma la signora andrà lei a trovare la sua figliuola? E come no? Una o due volte al giorno ci vado. E sale una o due volte al giorno tutte quelle scale, fino all'ultimo piano di quel casone? No, non salgo veramente. Ha ragione, signore. Sarebbero troppe per me. Non salgo. La mia figliuola si affaccia dalla parte del cortile e ci vediamo, ci parliamo. Così soltanto. Non la vede mai da vicino. Io, figlia, non pretenderei che mia madre salisse per me 90-100 scalini, ma non saprei contentarmi di vederla, di parlarle da lontano senza abbracciarla, senza sentirmela vicina. Ha ragione. Ecco, bisogna che io dica, non vorrei che loro pensassero della mia figliuola quello che non è, che abbia per me poco affetto, poca considerazione, e anche di me, che sono la mamma. Ma già, certo, lo dicevamo noi, signora. Ci deve essere una ragione. Vedi, Lamberto, c'è una ragione. Suo genero, eh? Oh, ma per carità, non pensino male di lui. È un così bravo giovine. Loro signori non possono immaginare quanto sia buono e che affetto tenero, delicato, pieno di premure abbia per me, e non dico poi l'amore e le cure che ha per la mia figliuola. Oh, credano, non avrei potuto desiderare per lei un marito migliore. Ma allora? E allora non sarà lui? Ha ragione. Ma certo, non mi sembra almeno possibile che egli proibisca alla moglie di andare a trovare la madre o alla madre di salire in casa per stare un po' insieme con la figliuola. Proibire? No, io non ho detto che sia lui a proibircelo. Siamo noi, signor consigliere, io e mia figlia, ce ne asteniamo noi spontaneamente, creda, per un riguardo a lui. E come, scusi?
il che potrebbe offendersi, lui non vede. No, non offendersi. È un sentimento, signore mie, difficile, forse a intendere. Quando si sia inteso, però non più difficile a compatire. Sì, per quanto importi un sacrificio non lieve, tanto a me quanto alla mia figliuola. Ma riconoscerà che almeno è strano tutto questo che lei ci dice, signora. Già, è tale da suscitare e legittimare la curiosità. Anche, diciamo, qualche sospetto. Contro di lui? Oh, no, no, per carità, non dica. Che sospetto, signor consigliere? Nessuno, non si turbi. Dico che si potrebbe sospettare. E di che? Se il nostro accordo è perfetto, siamo contente, contentissime, tanto io quanto la mia figliuola. Ma è gelosia, forse. Per la madre, gelosia. Oh no, non credo che si possa chiamare così, benché veramente... Non saprei. Ecco, egli vuole il cuore della moglie tutto per sé, fino al punto che anche l'amore che la mia figliuola deve avere per la sua mamma e l'ammette, ah, come no, altro, ma vuole che mi arrivi attraverso lui, per mezzo di lui. Ecco. Ma scusi, mi sembra una crudeltà bella e buona questa. No, non dica crudeltà, signor consigliere, è un'altra cosa. Non riesco a esprimermi. Natura. Ecco, ma no, oddio mio, sarà forse magari una specie di malattia, se vogliono. È come una pienezza d'amore, chiusa, esclusiva, nella quale la moglie deve vivere senza mai uscirne, e nella quale nessun altro deve entrare, neppure la madre. Un bel egoismo, direi. Forse, ma un egoismo che si dà tutto come un mondo alla propria donna. Egoismo in fondo forse sarebbe il mio, se io volessi forzare questo mondo chiuso d'amore, quando so che la mia figliuola ci vive felice, così adorata. Questo ad una madre deve bastare, non è vero, signore mie? E del resto, se io la vedo, la mia figliuola, e le parlo, il panierino che vado a tirare là nel cortile porta sempre su e giù due paroline di lettera con le notizie della giornata. Mi basta questo e oramai mi sono abituata, rassegnata, se vogliono. Non ne soffro più. Dopotutto, se sono contente loro. Oh sì, perché gliel'ho detto, è tanto buono, credano. Come non potrebbe essere di più. Abbiamo ciascuno le proprie debolezze e dobbiamo compatircele, Avicella. Signora, mi avrà scusato. Signora, che dice, le siamo gratissimi della visita.
No, signora, no, no, non si incomodi. Ma per carità, signora, è mio dovere. Ma che? Vi siete contentati della spiegazione? Ma che spiegazione? Ma ci deve essere sotto chissà che mistero. E chissà quanto deve soffrire quel povero cuore di madre. Ma anche la figliuola, Dio mio. Le lacrime le tremavano nella voce. Io, per parte mia, ho notato soprattutto uno studio... No, dico di più. Un impegno di guardare da ogni sospetto il genero. Ma che, Dio mio, se non sapeva come scusarlo. Ma che scusare? La violenza? La barbarie? Signor Commendatore? Sì? C'è il signor Ponza che chiede di essere ricevuto. Ricevuto da me? Ah, signore, sì. Per carità, lo riceva qua, signor consigliere. Ho quasi paura. Manca una grande curiosità di vederlo da vicino, questo mostro. Ma che cosa vorrà? Sentiremo, ma... Seduti. Bisogna star seduti. Allora. Venga avanti, signor Pozza. Il nuovo segretario, signor Pozza. La mia signora. La signora Sirelli, la signora Cini, la mia figliuola, il signor Sirelli, Laudisi, mio cognato, s'accomodi. Grazie. Un momento solo, lo tolgo l'incomodo. Vuol parlare a parte con me? No, posso. Posso anche davanti a tutti, anzi. È una dichiarazione doverosa da parte mia. Dice per la visita della sua signora suocera, può farne no, meno no, perché... Non per questo, signor consigliere. Io tengo anzi a far sapere che la signora Frola, mia suocera, sarebbe senza dubbio venuta prima che la sua signora e la signorina avessero la bontà di degnarla ad una loro visita, se io non avessi fatto di tutto per impedirglielo. Non potendo permettere che ella faccia visite o ne riceva. Ma perché, scusi? La suocera avrà parlato al lor signore della sua figliuola. Avrà detto che io le proibisco di vederla, di salire in casa mia. Al contrario. La signora è stata piena di riguardo e di bontà per lei. Non ha detto di lei altro che bene. E che sostiene lei di salire in casa della figliuola per riguardo a un suo sentimento che noi francamente le diciamo di non comprendere. Anzi, se dovessimo dire proprio ciò che ne pensiamo... Ma sì, c'è parsa una crudeltà. Ecco, una vera crudeltà. Io sono qua appunto per chiarire questo, signor consigliere. Prego. La condizione di quella donna è pietosissima, ma non meno pietosa è la mia. Anche per il fatto che mi obbliga a scusarmi, a dar loro conto e ragione di una sventura che soltanto... soltanto una violenza come questa poteva costringermi a svelare.
signora Frola. È pazza. Pazza? Come pazza? Pazza. Ha 4 anni. Oddio, ma non pare affatto. Come pazza? Ma è pazza. E la sua pazzia consiste appunto nel credere che io non voglia farle vedere la sua figliuola. Quale figliuola, in nome di Dio? Se è morta da 4 anni la sua figliuola. Morta? Ma come morta? Morta. Da 4 anni. È impazzita appunto per questo. Ma dunque, quella che lei ha con sé? L'ho sposata da 2 anni. È la mia seconda moglie. E la signora crede ancora che sia la sua figliuola? È stata la sua fortuna, se così può dirsi. Mi vide passare per via con questa mia seconda moglie dalla finestra della stanza dove la tenevano custodita. Credette di rivedere in lei, viva, la sua figliuola. Cominciò a ridere, a tremare tutta. Si sollevò d'un tratto da quella tetra disperazione in cui era caduta per ritrovarsi in quest'altra pazzia. Dapprima esultante, beata, poi a mano più calma, ma angustiata così in una rassegnazione a cui si è piegata da sé. E tuttavia contenta, come ha potuto vedere. Si ostina a credere che non è vero che sua figlia sia morta, ma che io voglia tenermela tutta per me, senza fargliela più vedere. È come guarita, tanto che a sentirla parlare non sembra più pazza affatto. Fatto? Dice proprio che è contenta così. Lo dice a tutti. E ha per me veramente affetto, gratitudine, perché io cerco di assecondarla quanto più posso, anche a costo di gravi sacrifici. Mi tocca tenere 2 case. Obbligo mia moglie, che per fortuna si presta caritatevolmente a raffermarla di continuo in quell'illusione che sia sua figlia. S'affaccia alla finestra, ne parla, ne scrive. Ma carità, ecco, dovere fino a un certo punto, signori. Io non posso costringere mia moglie a convivere con lei. E intanto è come in carcere quella disgraziata, chiusa a chiave, per paura che ella non entri in casa. Tranquilla. E poi così mite d'indole. Ma capiranno, si sentirebbe raccapricciare da capo a piedi mia moglie alle carezze che ella le farebbe. Certo, povera signora, immaginiamoci. Vuole dunque lei sentite star chiusa a chiave, non è? Intenderà che io non potevo lasciar fare se non forzate questa visita. Ah, intendo ora, se sì, vi spiego tutto. Chi ha una sventura come questa deve starsene appartato. Costretto a far venire qua mia suocera, era mio obbligo fare davanti a loro questa dichiarazione. Io parlo per rispetto al posto che occupo, perché a carico di un pubblico ufficiale non si creda a una tale enormità che per gelosia o per
altro. Io proibisca a una povera madre di vedere la figliuola. Chiedo scusa alle signore d'averle involontariamente turbate. Signor consigliere. Signori. È pazza dunque, povera signora. Pazza. Ecco perché. Si crede la madre e quella non è la sua figliuola. Oddio. Ma chi l'avrebbe mai supposto? Eppure, dal modo come parlava... Tu l'avevi già capito. No, no, ma certo che non sapeva lei stessa come dire. Sfido, poverina, non ragiona. Però scusate, è strano per una pazza. Non ragionava, certo, ma quel cercare di spiegarsi perché il genero non voglia farle vedere la figliuola e scusarlo. E adattarsi alle scuse trovate da lei stessa. Oh, bella, appunto questa è la prova che è pazza. In questo cercare le scuse per il genero senza poi riuscire a trovarne una missile. Già, diceva, si disdiceva. E ti pare che se non fosse pazza potrebbe accettare queste condizioni di non vedere la figliuola se non da una finestra, con la scusa che adduce di quel morboso amore del marito che vuole la moglie tutta per sé. Già, e da pazza le accetta. E vi si rassegna. Mi sembra strano. Mi sembra strano. Tu che ne dici? Io? Niente. Permesso? Sì? C'è di nuovo la signora Frola. Oddio! E come si fa? Cioè adesso non riusciamo più a levarcela di dosso. Capisco, a saperla pazza. Chissà che verrà a dire adesso, come vorrei sentirla. Ne avrei anch'io curiosità. Non sono mica persuaso io che sia pazza. Ma sì, mamma, non c'è da aver paura, è così tranquilla. Bisogna la ricevere, certo. Sentiamo che cosa vuole. Nel caso si provvederà, ma seduta, seduta. Bisogna star seduta. Falla passare. Ma aiutatemi però, perché io non so più come parlarle adesso. Permesso. Mi favorisca, signora. Sono ancora qui le mie amiche, come lei vede, che mi guardano, e anche lei, mia buona signora, come una povera pazza, è vero? Cosa dice, signora? Ho meglio lo sgarbo che le feci la prima volta di lasciarla dietro la porta. Io non avrei mai supposto che lei potesse ritornare e costringermi a questa visita di cui, purtroppo, io avevo previsto le conseguenze. Signora, le assicuro che noi siamo lietissimi di rivederla. La signora s'affligge e non sappiamo di che. Lasciamola dire. Non è uscito di qua, orora, mio genero? Ah, sì, ma è venuto, signora, per parlare con me di certe cose d'ufficio, ecco. Codesta pietosa bugia che ella mi dice per tranquillarmi. No, signora, stia sicura, le dico la verità. Era calmo, almeno ha parlato calmo. Ma sì, calmo, calmissimo, è vero. Oh, mio Dio, signori. Loro vorrebbero rassicurare me, mentre io, al contrario, vorrei rassicurar loro sul conto di lui. Ma su che cosa, signora? Se le ripetiamo che ha parlato con me di cose d'ufficio. Ma io vedo come mi guardano. Abbiano pazienza, non è per me. Dal modo come mi guardano, io mi accorgo che egli è venuto qua a dar prova di ciò che io, per tutto l'oro del mondo, non avrei mai rivelato. Mi sono tutti testimoni che poc'anzi io, qua, alle loro domande, che credano sono state per me molto crudeli, io non ho saputo come rispondere e ho dato loro di questo nostro modo di vivere una spiegazione che non può soddisfare nessuno, lo riconosco, ma potevo dirne loro la vera ragione.
O potevo dir loro, come va dicendo lui, che la mia figliuola è morta da 4 anni e che io sono una povera pazza che la crede ancora viva e che lui non me la vuol lasciar vedere. Ma come? La sua figliuola? Vedono che è vero, perché vogliono nascondermelo. Ha detto loro così. Sì, difatti ha detto... Ma se lo so, e so purtroppo che turbamento gli cagiona l'essere costretto a dire questo di me. È una disgrazia, signor consigliere, che con tanti stenti attraverso tanti dolori si è potuta superare, ma così, a patto di vivere come viviamo. Capisco, sì, che deve dare nell'occhio alla gente, provocare scandalo, sospetti, ma d'altra parte, se lui è un ottimo impiegato, zelante, scrupoloso, lei lo avrà già sperimentato, certo. No, per dire la verità ancora, non ho avuto occasione. Oh, per carità, non giudichi dall'apparenza. È ottimo, lo hanno dichiarato tutti i suoi superiori. E allora perché bisogna tormentarlo con questa indagine della sua vita familiare, della sua disgrazia, ripeto, già superata, e che rivelandola potrebbe comprometterlo nella carriera. Ma no, signora, non s'affliga così. Nessuno può tormentarlo. Ma come vuole che non m'affliga nel vederlo costretto a dare a tutti una spiegazione assurda, via, e anche orribile. Possono loro credere, sul serio, che la mia figliuola sia morta, che io sia pazza e che questa che ha con sé sia una seconda moglie? Ma è un bisogno per lui dire così. Gli si è potuta ridare la calma, la tranquillità, solo a questo patto. Avverte lui stesso però l'enormità di quello che dice e, costretto a dire, si eccita. Si sconvolge, lo avranno veduto. Sì, difatti era un po' eccitato. Ecco. Ma allora è lui! Ma sì, che deve essere lui! Signori, io l'ho detto! Ma no, via, possibile! No, per carità, no, che credono? No, 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 è solo questo tasto che non gli deve essere toccato. Ma scusi, no. Lascerei la mia figliuola sola con lui se veramente fosse pazzo. No, e poi lei la prova, signor consigliere, la può avere all'ufficio dove adempie a tutti i suoi doveri. Come meglio non si potrebbe? Ah, ma bisogna che lei ci spieghi, signora, e chiaramente come stanno le cose. Possibile che suo genero sia venuto qua a inventarci tutta una storia? Sì, signore, sì. Spiegherò loro tutto, ma bisogna compatirlo, signor consigliere. Ma non è vero niente che la sua figliuola è morta? Oh no, Dio liberi. Ma allora, il pazzo è lui? No, sì, certo. No. Guardi. Ma sì, oh, per Dio, che deve essere, ma certo. Non è pazzo! Mi lascino dire. Lo hanno veduto. È così forte di complessione, violento. Sposando fu preso da una vera frenesia d'amore.
rischiò di distruggere quasi la mia figliuola, che era delicatina, per consiglio dei medici e di tutti i parenti, anche dei suoi, che ora poverini non sono più, gli si dovette sottrarre la moglie di nascosto per chiuderla in una casa di salute. E allora lui, già un po' alterato, naturalmente a causa di quel suo soverchio amore, non trovandosela più in casa, signore mie, credette davvero che la moglie fosse morta e cadde in una disperazione furiosa. Oh, non volle sentire più niente, fece tante pazzie, si volle vestire di nero e non ci fu verso di smuoverlo più da questa idea, tanto che quando la mia figliuola, già rimessa, rifiorita, gli fu ripresentata, disse di no, che non era più lei. La guardava, no, no! Ah, ah, signora mia, che strazio! Le si accostava, pareva che la riconoscesse, e poi di nuovo, no, no! E per fargliela riprendere, con l'aiuto degli amici, si dovette simulare un secondo matrimonio. Ma dice dunque per questo che... Sì, ma non ci crede più da un pezzo, neanche lui. Ha bisogno di darlo ad intendere agli altri, non può farne a meno. Per star sicuro, capiscono, perché di tanto in tanto gli balena ancora la paura che la mogliettina gli possa essere di nuovo sottratta. Se la tiene chiusa a chiave, tutta per sé. Ma l'adora, sono sicura. E la mia figliuola è contenta. Me ne scappo, perché non vorrei che lui, già un po' eccitato, venisse subito da me. Come si fa? Bisogna avere pazienza. Quella poverina deve figurare di non essere lei, ma un'altra. E io? Io? D'essere pazza, signore mio. Ma purché stia tranquillo lui, riverisco, signore, riverisco. No, sola via. Guardate tutti negli occhi, la verità.